da piccola ha imparato a essere forte e i ruoli si sono subito invertiti. Anna è stata la mamma e la mamma di Anna è stata la figlia, nonostante fosse l'inverso. Ad Anna spesso pesa tutto questo perché vorrebbe essere coccolata come una figlia. Ma era quello che aveva deciso di fare. Ora Anna ha preso consapevolezza. Ora un po' Anna capisce tutta la sofferenza, la tristezza e la stanchezza di quella vita. E non l'avrà più. Perché Anna ha saputo una cosa bellissima oggi. Il Chi perché siamo e dove andiamo e da dove veniamo. quello che noi impariamo nell'ultima vita lo andiamo ad insegnare nella vita successiva. Questo È così. Sì. è importante. Più si vive nella sofferenza, più evolve la propria anima. Se si è predisposti al perdono, alla pazienza. Chi impara che cos'è l'orgoglio, chi impara che cos'è l'egocentrismo, chi impara che cos'è la vanità, chi impara ad essere forte, ognuno impara qualcosa. E ciò che uno impara da quelle lezioni poi lo va a insegnare nella vita successiva. Ora ho capito. Sabrina deve fare questo. Sabrina deve fare questo. Cosa deve imparare? Lei ha già imparato. Con dolcezza lo deve insegnare ai suoi genitori. I suoi genitori hanno bisogno di imparare da lei. Sai che non è facile. Sai anche che potrebbero non imparare. Gli inizierà ad aprire una vita, anche la mamma di Anna forse non imparerà, ma ha iniziato a percepire. Non tutti riescono a imparare in una sola vita. No, sicuramente no. Sabrina è forte. Non so. Scusate che mi sono permessa. Assolutamente. Tutto ciò che puoi dire che può essere per il suo bene, fai pure. Ancora piccola, poi capirà. Sì, sta già avanti. È possibile farti una domanda? Com'è il tuo nome Dove? di anima? Come vi chiamate tra di voi? Filu, filu, filu. Non so perché, filu. Filo. Bene. È importante per me, perché così potrò dirlo ad Anna. Il mio spirito guida si chiama Jacques. Jacques. Jean. Jeanne. Viene Jean. Jacques come si scrive? Non c'è scrittura qua. Hai ragione, perdonami. Ho detto una cosa da essere umano. Sono nomi facili, effettivamente. Anche il mio, È cioè. come se qui non esistessero nomi. Anche il mio è un po' complicato. E la Halamed. Ho impiegato un po'. Ma il tuo già ha più un suono. Va benissimo. Anna saprà che filo è il suo sé interiore. Filo.
Filo. Filo. Cosa significa filo? Non ha un significato. Sono dei suoni. Filo. Bene. Quando Anna parlerà con il suo sé interiore, parlerà con Filo. E quando Anna ha bisogno del suo spirito guida, chiamerà Jan. Jait, Jait. Jait. Mi viene Jait, Jait. Jait, va benissimo. Jaid, Jait, questo mi viene. Jaid. Jait. È un'origine egiziana, assiro. Musulmana, forse, non lo so. Musulmana? Forse. Musulmano qui in mezzo alle nuvole. Sì. Maria Rita, aiutami a non far entrare in mezzo la mia fantasia, ti prego, fammi allora credere in ciò che faccio. Allora, il mio spirito guida si chiama El Halamed e ha origini egiziane. C'è un ragazzo che conosco. Hanno comunque un'origine. Certo, sono stati esseri umani anche loro. Hanno fatto l'evoluzione nel corpo fisico esattamente come la stai facendo tu. Ah, non sono che stanno sempre lì. No, tesoro, no. Quelli che stanno sempre lì sono gli spiriti maestri che ha incontrato Anna poco fa, che ha paragonato a Dio, alla luce, e gli altri due ai suoi fianchi. E perché a loro rimane il nome che avevano sulla terra? Forse perché? Per farci capire a noi? A loro non ha importanza il nome, loro stanno tutti insieme. A questo potresti rispondermi tu. Forse è l'ultimo nome che hanno avuto. Forse, o forse per farci contenti di farci capire un nome a noi. Ma per loro non ha importanza il nome. No. È per dare un nome a noi, perché noi abbiamo bisogno di sapere le forme, il corpo, il nome, ma per loro non ha importanza. Jaid, Jaid, cosa significa? Jaid. Lo cercheremo. Jaid. Filo, Filo. Comunque, Filo, puoi domandarlo al tuo spirito guida. Io l'ho chiesto al mio. Jait. E lui mi ha risposto che ha fatto un percorso nell'antico Egitto, l'ultimo percorso. No, forse il mio del Medio Oriente. Forse il mio del Medio Oriente. Come il mio? Hanno tutti origini, la maggior parte del Medio Oriente. Perché? Perché gli egiziani erano un popolo evoluto, sì. Molto evoluto. Non a caso hanno costruito le piramidi, quando noi ancora facevamo, si può dire, le case con la paglia. Qualcosa significa. Molti geroglifici. Anche in Medio Oriente erano più avanzati. Certo, come lo erano i Maya. Gli Inca, anche se molti popoli sono scomparsi. Gli Inca, bravo. Jait. Comunque siamo sempre tutti sospesi in mezzo a questa luce, in mezzo a queste nuvole, in mezzo... Non ha importanza l'ambiente dove stiamo, ha importanza che stiamo bene, che ci sentiamo riposati, che siamo tutti insieme. E appena ci sentiamo riposati, subito dentro di noi sentiamo che dobbiamo dare una mano. Sì. È più forte di noi. E in effetti, quando tu hai scelto Anna, è perché in lei hai riconosciuto anche il suo volere ad aiutare, le sue capacità avevi bisogno di questo, nonostante Anna ha passato tante sofferenze, e sono proprio le sofferenze che portano all'evoluzione dell'anima. Io potevo nascere in Anna perché il compito di Anna era di avere forza con una mamma del genere, per insegnarle la forza. Avendola io imparata nella vita precedente, potevo poi portarmela dietro.
capisci? Sì. Scusa. No. Ho seguito perfettamente. Scusa, lo so che capisci. Mi piace parlare con te, mi piace parlare con voi. È lo scopo per il quale faccio l'ipnosi. È proprio questo, poter parlare con voi. Visto il viso della mamma di Anna, triste, sofferente, e ho capito che dovevo andare. Bene, bisogna insegnare ad Anna ad abbracciare questa donna, anche se non sarà facile. E sono convinta che se Anna l'abbraccia, questa donna scoppierà in pianto, perché si sentirà amata e sentirà dentro di lei il famoso pentimento e perdono. Ed è molto importante. Per la mamma di Anna, per l'anima che è nella mamma di Anna, è molto importante. Quello che Anna deve imparare è quello che gli dico sempre, di guardare le persone con gli occhi dell'anima, vedere l'anima in loro. Tutti gli spiriti, quando un altro spirito è pronto per scendere, fanno apparire delle immagini, come è apparsa la mamma di Anna, e sono tutte le anime che in quel momento hanno bisogno, e ogni anima sceglie. È come stare in un cinema, e appaiono queste immagini. Ad una è l'anima nel momento in cui vede l'immagine, sa che quello è il momento di andare. Quindi, quando io dico alle anime che hanno scelto un percorso, che hanno scelto un corpo, dico bene. Scendiamo. Perché per stare tutti insieme lì abbiamo bisogno che tutti quanti, un po' alla volta, impariamo le lezioni. E siccome chi da soli molto spesso non ci riescono, hanno bisogno di altri che glielo vanno a insegnare. Ci verrà ancora molto tempo affinché tutti quanti stiamo là sopra, tutti insieme. È bello anche per questo. Non avrà mai fine. Forse un giorno sì. Forse per te diventerai un maestro. Potrai scegliere se scendere o meno. In effetti possiamo scegliere una cosa che sentiamo dentro. È come se fosse una cosa che noi chiediamo. E a questo punto appaiono le immagini delle anime che hanno bisogno. Le scegliamo. Le immagini. Sì, lo so, so tutto, so cosa succede, lo so. Sono stanca. Va benissimo. Sono stanca. Ok, ora ti lascio andare. Ti ringrazio di tutto. Anna. Ok, basta così, tesoro, per oggi. Questa sera faremo un incontro con Jack, ma non ora. Quindi ora io conterò da 1 a 10 e ti riprenderai, ti sentirai bene, ti sentirai tranquilla, serena, rilassata. Perché sono stanca. Sì, sai anche che questa sera conterò da 10 a 1. E ti porterò nel giardino con il tuo spirito guida e insieme a lui affronteremo Jack. Non te l'ho fatto incontrare fino adesso, il tuo spirito guida, per questo motivo, perché tutta la forza te la devi dare questa sera per affrontare Jack. Sei cosciente? Ok, ora conto da 1 a 10, al mio 10 toccherò la tua fronte, ti sveglierai.
e ti sentirai tranquilla, riposata, come se avessi fatto un lungo sogno. Ma non dimenticherai tutto quello che hai visto e sentito. Uno, il tuo respiro si fa sempre più attivo. Due, cominci a sentire i suoni che ci sono intorno, i rumori, i cani che abbaiano. Senti tutti i rumori. Tre, sei sempre più cosciente di quello che avviene intorno a te. Quattro, ti stai rendendo conto che sei sul divano e stai tornando su questo divano. Cinque, comincerai a stiracchiarti un pochino, riprenderai possesso di tutto il tuo corpo e di tutta la sensibilità del tuo corpo. 6. Sei sempre più presente. 7. Cominci a muovere le gambe. Senti che ti puoi muovere tranquillamente. 8. Sei sempre più cosciente, sei sempre più vigile, cominci ad aprire gli occhi. 9. I tuoi occhi iniziano ad aprirsi con tutta tranquillità e con tutta serenità. Al mio 10 toccherò la tua fronte e sarai completamente sveglia e tranquilla. 10. Svegliati.